Siamo nel bel mezzo della stagione 2022-2023, ma come vi ho già detto nell'ultimo video di calciomercato, è già il momento di pensare al futuro. È vero che il finale di questa stagione, se positivo o negativo, potrebbe cambiare molto le carte in tavola, sia a livello di acquisti e cessioni, è altresì vero che non puoi arrivare a fine stagione non avendo fatto niente, perché appunto non sai quale obiettivo alla fine avrai raggiunto. Per questo motivo la Roma si sta muovendo in anticipo sul mercato, cercando magari anche di trovare accordi con giocatori che sicuramente non resteranno con le rispettive squadre, i cosiddetti parametri zero. Prima di cominciare col giocatore in questione, vi chiedo come sempre di supportarmi con un mi piace, che a voi non costa nulla, è totalmente gratuito, ma a me serve per capire che apprezzate i miei contenuti e volete vederne sempre di più. Un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, e mi raccomando, sia che siate già iscritti che non, vi ricordo di attivare la campanella per ricevere notifiche aggiornate su ogni mio prossimo caricamento. Se poi volete seguirmi su tutti gli altri miei profili social, vi lascio il link come sempre qua sotto nella descrizione di questo video. Come ho detto, la Roma sta cercando in anticipo di trovare accordi con giocatori che andranno a finire a parametro zero. Non a caso qualche giorno fa vi ho fatto un video sempre di calciomercato dedicato a tre nomi importanti accostati alla Roma, che non sono chiaramente ufficiali perché si parla soltanto di interesse, possibili accordi eccetera eccetera, ma che sono considerati comunque vicini al diventare nuovi giocatori della Roma. Vi ho parlato al tempo di Ndicka, Awar e Firmino. Rispetto a quel video possiamo dire che Ndicka e Awar rimangono vicini seppur non ufficiali. Firmino si dice che abbia già trovato un preaccordo con il Barcellona, in quel caso avrei poco da dirgli, nel senso, cioè, se tu vai a scegliere il Barcellona al posto della Roma non è che ti dico hai sbagliato, cioè lo farei pure io probabilmente. Comunque parliamo di una realtà sicuramente diversa che sta dominando la Liga quest'anno, e quindi ci sta che preferisca magari quella possibilità, se poi chiaramente gli possono anche dare qualcosa di più a livello economico. Si parla sempre di voci, chiaramente è una fase in cui il mercato c'entra e non c'entra, però è comprensibile che la Roma, dati gli ormai famosi paletti del fair play finanziario, è costretta a dover cercare giocatori di questo tipo. Poi costretta in termini relativi, nel senso, magari ci sono dei giocatori come Dybala che tu vuoi prendere a tutti i costi indipendentemente dal fatto che si svincolino dalla propria squadra, però è altresì vero che comunque cerchi soprattutto l'occasione, ed è pesante non poter magari spendere quel milione in più che ti serve per prendere un giocatore che magari ti interessa. Poi i paletti del fair play non è che ti impediscono di acquistare, lo puoi fare solamente se ricavi una determinata cifra dalle tue cessioni, e se dovessero partire, com'è probabile, uno tra i Bagnez o Ibram, o addirittura entrambi, è chiaro che puoi prendere qualcosa anche sotto quel punto di vista. Per quanto riguarda il presente però, si sta parlando di un interesse importante della Roma per il belga Yuri Tielemans, o Yuri Tielemans, del Leicester, un giocatore che fino a qualche anno fa era considerato uno dei centrocampisti più promettenti e più forti del panorama calcistico europeo, ma che possiamo dire, arrivati a questo momento storico, cioè 3 maggio 2023, non è riuscito a confermare le attese al momento del suo arrivo in Premier League. Vi ricordo che il giocatore è stato ceduto dal Monaco al Leicester per circa 45 milioni nell'estate del 2019. Per quanto riguarda il rendimento attuale, poi passiamo alle caratteristiche per chi magari lo conosce di meno, attualmente il giocatore ha fatto 27 presenze complessive condite da 3 gol e un assist, numeri quindi, diciamo, discreti, non eccezionali, che però sono soltanto l'emblema di una stagione per il Leicester veramente negativa, visto che gli inglesi finora hanno fatto soltanto pochissimi punti e sono ancora in piena lotta a retrocessione, e attualmente sono al 16° posto, una cosa che sinceramente mi dispiacerebbe visto quello che è successo tanti anni fa con Claudio Ranieri in panchina. Però è chiaro che comunque la stagione non sta andando bene, ed è anche questo probabilmente il motivo che sta portando Tielemans a non confermare il suo contratto con gli inglesi, magari anche nell'attesa di capire se la squadra resterà o meno in Premier League. Per quanto riguarda il giocatore in sé, è a livello puramente di caratteristiche e di qualità un giocatore completo, nel senso che può giocare in diverse zone del campo, a centrocampo, come mezzala, come mediano o addirittura trequartista dietro la punta. Diciamo che questa duttilità può essere un bene o un male, nel senso che quando un giocatore sa fare tanti ruoli, io la vedo positivamente perché appunto, come ad esempio sta succedendo alla Roma in questo momento, puoi usare lui, tra virgolette, per chiudere un po' di toppe su varie zone del campo.
magari non dappertutto, però comunque magari ti serve un centrocampista nel 4-3-3 esterno, un mediano, uno dietro la punta, puoi puntare su di lui. Al tempo stesso la vedo come una cosa in parte negativa, perché ti identifica poco, nel senso che non ti rende effettivamente valido e completo in un'unica zona di campo. Un po' il problema che è successo a Florenzi, anche se lì chiaramente ci sono state altre cose, che per la sua volontà di adattarsi è passato da centrocampista mezzala con l'anno di Zeman a esterno offensivo con Rudy Garcia, a terzino destro con Spalletti, per motivi chiaramente di infortuni dei suoi compagni di reparto. Quindi la duttilità è sicuramente importante, però non è per forza sintomo di giocatore eccezionale. Io negli anni comunque migliori della sua carriera l'ho considerato un buonissimo giocatore. Non sono mai stato un suo grandissimo estimatore, nel senso non avrei mai speso 50 milioni per acquistarlo, come ha fatto ad esempio il Leicester qualche anno fa. Però mi è sempre sembrato un giocatore di qualità, uno che comunque è bravo con il pallone tra i piedi, uno che è anche abbastanza solido fisicamente. È vero, nell'ultima stagione ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori per 2 mesi circa, però per il resto comunque è sempre stato sinonimo comunque di costanza, almeno a livello di partite giocate. Poi sul campo in Inghilterra possiamo dire che è stato molto altalenante, un giocatore che ha dimostrato comunque ogni tanto di avere delle buonissime qualità in mezzo al campo. In altre circostanze però è sembrato più un acquisto fallimentare che altro, e non a caso appunto l'Ester ultimamente è calato vistosamente. Io parlo sempre con l'ottica che la Roma lo possa acquistare a parametro zero. Se non dovessimo spendere nulla per il suo cartellino, io vi dico, è un acquisto che si potrebbe fare. È altresì vero però che devi capire tante cose per quanto riguarda il tuo reparto e in generale i reparti e in generale la rosa che andrai a costruire il prossimo anno, perché ora come ora ci sono tanti punti interrogativi, partendo proprio dalla porta, in cui secondo me la Roma deve cercare un modo per liberarsi di Svilar e prendere un titolare effettivo con Rui Patricio a fargli da chioccia. In difesa devi capire cosa fare con Llorente, se prendere uno in più, se vendere Ibañez. Ormai con Bulla era un giocatore partente, ma si è fatto il crociato, quindi resterà per forza di cose almeno un altro anno, almeno fino a gennaio, almeno quello è quello che penso io. E a centrocampo idem, perché Camara tornerà dal prestito quasi sicuramente, perché Wijnaldum non si capisce appunto quale potrebbe essere il suo futuro. L'unico che sembra sicuro di restare è Cristante. Possiamo metterci anche Bove, anche se comunque il mercato può aprire a delle possibilità inaspettate. Poi anche davanti lì è un po' un casino, bisogna capire Abraham se resterà, se la Roma prenderà un'altra punta, se Dybala verrà confermato, se El-Shaarawy rinnoverà, eccetera eccetera. Magari ne parlerò in un video a parte, però ho fatto tutto questo, ho aperto questa parentesi e l'ho chiusa adesso per dirvi che il futuro della Roma è quanto mai un'incognita. Non credo che sia la cosa migliore prendere 20.000 parametri zero, perché è vero che non paghi il cartellino, però lo stipendio glielo dai. Di solito quando tu prendi un giocatore libero devi anche convincerlo dandogli di più dal punto di vista dello stipendio, salvo rare eccezioni. Quindi comunque ti viene a costare un qualcosa. Ad esempio un Tielemans che viene a Roma, gli fai un quadriennale a 3 milioni l'anno netti, non è che tu l'hai preso e non hai speso niente, spenderai 12 milioni quasi sicuramente, a meno che non lo cedi prima e ti eviti di spendere dei soldi per il suo stipendio. Questo è quello che voglio cercare di farvi capire a chi dice che ci sono tanti colpi a costo zero. Costo zero fino a un certo punto, nel senso che tu non dai soldi alla squadra che finora ne detiene il cartellino, ma poi tra giocatore, entourage, agente eccetera eccetera, comunque spesso vai a spendere tanto. Ricordo gli anni passati quando, mi pare nell'estate 2021, si svincolarono una marea di giocatori di livello come Messi, Sergio Ramos, Isco eccetera eccetera, erano a parametro zero. Ma non è che tu potevi convincerli dandogli una carbonara e una cotoletta, per dire una cavolata. E quindi per questo motivo io ci tengo che la Roma valuti bene il discorso acquisti a parametro zero. Se dovesse arrivare non prendendo uno stipendio particolarmente eccessivo, io sono d'accordo, però bisogna anche un po' dare un po' equilibrio a questo reparto, nel senso che sì, Tielemans è un giocatore che può fare diversi ruoli, però non lo so, lui da solo secondo me non ti può bastare. Devi capire appunto quello che fare con quelli che hai ora ed eventualmente poi pensare a come gestire i prossimi acquisti. A Ward dicono che è ad un passo, e lui è un giocatore comunque che può fare il suo anche magari in zona offensiva. Lo stesso Tielemans è comunque un giocatore duttile e
interessante, però è anche vero che è un po' una scommessa, cioè lui ultimamente non sta facendo benissimo, devi capire se può riscattarsi in un ambiente diverso dalla Premier League. Quindi è anche vero che di solito i giocatori che vengono da quel campionato in Italia fanno quasi sempre bene. Vediamo un po' i nostri ultimi acquisti come Smalling, Mkhitaryan, eccetera, eccetera, e Abraham, che lo scorso anno comunque ha fatto un discreto numero di gol. Nella maggior parte dei casi, chi viene da lì e non ha fatto benissimo in Inghilterra, qua fa un pochino meglio. Non è sempre detto, e quindi la Roma deve valutare un pochino questa possibilità. Io in sintesi vi dico: se la Roma dovesse offrirgli un contratto non troppo pesante dal punto di vista economico e magari anche della durata del contratto stesso, che non sia 5-6 anni, ma anche solo un triennale, ci si può ragionare, si può magari venire incontro e concludere questo affare. Poi ripeto, bisogna anche capire quanti giocatori partiranno dell'attuale centrocampo e quanti ne dovresti prendere eventualmente per sostituirli, soprattutto con quali qualità. Detto questo, ragazzi, vi invito a scrivermi nei commenti invece voi cosa ne pensate della voce che parla di Tielemans accostato alla Roma come possibile acquisto in estate a parametro zero. Ci vediamo presto per un altro video che potrebbe essere la recensione di Monza Roma, perché il video lo sto registrando prima, oppure se magari vedo che le cose non stanno andando benissimo, che i video non interessano, potrei semplicemente posticiparle, quindi Monza Roma può darsi che c'è già stata. Quindi quando lo vedete, non importa. Un saluto a tutti, sempre Forza Roma, e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!